Oh, ma che capelli! Così dovrebbe andare. Che cosa? Il test di scienze è oggi! Oh, ma come ho fatto a dimenticarmi? Forse posso studiare rapidamente. Non lo apro da chissà quanto tempo. C'è così tanta polvere. Bah. Non mi ricorderò un accidente. Sono destinata a fallire. Wow! Potrà mai andare peggio di così? Oddio! Ma aspetta un attimo. Posso scrivere su me stessa, non è vero? Ho appena avuto un'idea geniale! Posso scrivere le risposte sul ginocchio! Questo è il metodo per barare più figo di sempre! Non devo più memorizzare le formule! Sei troppo forte, Madison! E per assicurarti che non sbagli, passaci sopra la lacca per capelli! Bene! Non mi sono mai sentita così preparata in tutta la mia vita! È il crimine perfetto! E quando l'insegnante non guarderà, dà un'occhiata al ginocchio! I trucchi per la scuola sono preziosi come l'oro, soprattutto se ti aiutano a superare un test. Ma fa attenzione, devi essere veramente subdolo per riuscire nell'intento. Jennifer? Scusi, prof. Oggi abbiamo una marea di trucchi per la scuola. Per alcuni i test sono un gioco da ragazzi. Ma per gli altri le cose sono più complicate. Non supererò mai quest'esame. Come fa Kate a essere sempre brava? È come se memorizzasse i libri di testo. Mi sento così stupida. Mi farà vedere le sue risposte. Beh, ma non conosci il trucco, Jen? Se hai problemi di questo tipo, moltiplica questa riga. Quindi moltiplica quest'altra, vedi? Quindi aggiungi questi due numeri qui. 6 più 3 fa 9. E questa è la tua risposta. 693. Questo trucco è davvero geniale. Wow! Grazie per avermelo mostrato. Non si può parlare durante il test. Kate? Fammi vedere. Che cosa? Che cos'è tutto questo? No, non può essere! Sì, può! '693! Che tipo di stregoneria è questa? Chiamami la regina della matematica! Madison, ma ti stai ingozzando? Ho appena corso 5 chilometri. Accidenti, sono fritta. Ehi, ma non c'è più niente qui. Ne metto un altro po'. Adesso vediamo come me la cavo a versare. Ma devi andare dentro la bottiglia. Concentrazione. Adesso ci vedo meglio. E versiamo. Ma sta andando dappertutto, tranne che nella bottiglia, accidenti! È rimasta solo per fare un piccolo sorso. Oh, non voglio mica morire di sete. Ehi, tu! Dammi una di quelle bacchette. Adesso sì che ho la soluzione. Basta versare l'acqua sulla bacchetta e sopra la bottiglia. E tutto andrà dentro, vedi? Bel trucchetto, no? Wow, ma dove l'hai imparato? Fammi vedere se funziona. Ci metterò il succo d'arancia. Funziona!
È come se il liquido si attaccasse alla bacchetta. Incredibile! Oggi sarà una giornata splendida. E adesso sì che ho un bel sorriso. Wow! Ma dai, sul serio! Ah, adesso è pieno di capelli! Non metterò mai più quella cosa in bocca. Dritto dritto nella spazzatura. Ma aspetta! Forse questo può aiutarmi. Sapevo che sarebbe tornato utile un giorno. Vuoi evitare che lo spazzolino cada? Usa questo trucchetto geniale. Fantastico! Problema risolto. Questo video è troppo figo! Ormai non posso più farne a meno. Metterò di sicuro un bel mi piace. Madison, forse è meglio se guardi dove metti il cucchiaio. Che buoni questi cereali! Ma sono un pochino duri. Ma che diavolo! Ma come ci è arrivato questo coso qui? Ah, non ho più fame. Meglio se mi cambio. Adesso sono pulita e profumata. Ma anche questa felpa e lacci. Oh, sono condannata. A meno che... posso avvolgerli attorno al cucchiaio. E dopo qualche giro basta tirare fuori il cucchiaio e mettere l'estremità dentro. Continua fino a quando non è così. Adesso non cadranno più nel piatto. Ok, dov'ero? Ma questo video è davvero troppo, ragazzi! Ehi, ma tutti questi esami mi fanno davvero venire appetito! Ah! Una piccola dose di zucchero è esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento. Quale dovrei mangiare per prima? Oh? Bene, può riaverli. Non credo di poter aspettare fino a pranzo. Ecco, altro delizioso cioccolato! Accidenti, ma cosa deve fare una ragazza per avere un momento di pace con un dolcetto goloso? Aspetta un attimo, so esattamente cosa fare. Metti uno dei tuoi raccoglitori sulla scrivania e apri gli anelli di metallo. Prendi un foglio trasparente e infilalo. Bucalo se devi. Ora riponi tutte le tue prelibatezze nel foglio trasparente. Ora hai una scorta segreta. La via è libera. È ora di concedersi uno spuntino. Non c'è nulla da guardare. Non dovreste concentrarvi sul vostro lavoro. E brava, Lily. È tempo di premiarti. Oh sì, questa sì che è buona! Accidenti, tutto questo studiare mi ha messo un gran bell'appetito, vero Mia? Questo pranzo è divino! E guarda un po'! Cioccolata, sì! No, era l'ultima rimasta, che peccato! Niente di meglio di qualche carota per tirarmi su. Caspita, ma questa banana è del 2015, ma quanto c'ha? Di certo non me la metto in bocca. Aspetta, ho un'idea brillante. Metterò tutte queste noiose carote nella scatola vuota di cioccolatini. Oh, e non scordiamoci della banana. Sigilla il tutto e aspetta che qualcuno ci caschi. Chissà chi sarà la mia prossima vittima. Oh, ciao Vicky, come va? Beh, vediamo cosa c'è per pranzo. Forse sarà del sushi? O messicano? Oh, un panino e una mela. Pazzesco! Ehi, Mia, che ne dici di fare a cambio oggi? Beh, penso che si possa fare, certo. Ma questa vecchia banana non somiglia per niente alla cioccolata. E questo che cos'è? Carote! Ok, Mia, ma perché diavolo mi hai fatto questo? Ok, ridammi indietro il mio panino. No! Ma è mio! Dai, ho due esami questa settimana. Questa è la migliore cosa della mia vita in questo momento. Preso? Ma stai scherzando? Sto morendo di fame. Oh, questa è l'ultima volta che pranzerò con te, Mia, di sicuro. Mi vendicherò di certo, anche se fosse l'ultima cosa che faccio.